Hi, Chris. Good morning. This live. Hi, Chris. Make me wasting time. That's okay. It's nice to be able to do this again. Yeah. So we are 27 persons now. Guess who's doing this workout, Andrea? Yeah. It is also my father watching it. After. The big boss is doing it. Hey, Andrea. Tell me. The boss is going to do the workout. Oh. Boss, nice shirt. Yes, he loves it. The best one. 31, c'è Chiara, visto qua. Chiara, come si fa? Ciao. E Danco, ciao. Ciao a tutti, ragazzi. Allora, adesso vi lascio ancora il microfono aperto. Chris, I leave the microphone open for... Then okay. When we start, we say 3, 2, 1, go. And then I close, you speak, okay? Okay. And I translate, as always. Okay. Ragazzi, spero che non vi siete allenati questa mattina, perché oggi vi fa un bucio del culo così. Io la mattina. Ciao Matteo. Ok. Ho mangiato solo la pastiera. Welcome to Lyubov from Russia, the owner of Craft Cheers. Hi. 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 No, c'è questa ragazza russa che si era iscritta al primo corso di Isho e non è potuta venire, oggi ho pensato di invitarla. Grande. Bravo. Mi fa piacere. Il super mitico Amedeo, dopo Dopoli che fa l'annuncio online e approfitto adesso che ce n'è 32. Chiudate Amedeo. Amedeo, a friend of mine has a shop that is closed. Please buy something online from me. Vintage shop. No promo. No promo oggi. Ok. Come fa ora? Devo passare via. Ma hai studiato tutte le cose? Tutto sto studiando. Vabbè. L'obiettivo oggi è dare un minuto a Danco. Come? Dare un minuto a Davide Danco. Obiettivo. Oggi non si può dare un minuto perché il tempo è per tutti uguale. A casa. Oh, tiro nel plate. Niente. Ok. Allora, 10 more seconds, ok? 9. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go. I open Chris. Yes. Ragazzi, buon pomeriggio a tutti. Welcome Chris Incio. Thank you, Andrea. It's good to be back. Yeah. It's nice to have you back in Italy with Zoom. And I hope to see you as soon as possible in Italy, in my home. Yeah, same. So, I miss being there. It's beautiful. It looks like it's another beautiful day in Italy, huh? Yeah. Today is very sunny. It's spring. So, Andrea, for you, I Heidi put up a photograph of me from back in my racing days. Nice. Yeah, so I used to race in my my James Bond swimsuit. Cool. Because it was faster. Cool. I have that there for you today. Okay, James Bond. So we are 33 people online. I love it. This is great. And everybody are ready? I didn't show the lessons to anyone. Oh, we have a good day planned. Right? Yeah, it's a good workout. There is the same regional athlete, Davide Marini. And there are some most of from my team and the girl from Russia. So let's start. Welcome. Yes, let's start. So today, Andrea and I, we wanted to talk about our respiratory system. Andrea, you're going to translate. Sì, ok. Ragazzi, oggi io e Chris parleremo del nostro sistema respiratorio.
I mean, this coronavirus is known to attack our respiration, and I want to talk about that today. Questo coronavirus colpisce il sistema respiratorio, quindi per questo motivo lui ha deciso di costruire un workout intorno a questo argomento. So at my seminar, the aerobic capacity seminar, we talk about the importance of breathing. Nel seminario di aerobic capacity, lui spiega l'importanza del respiro. And when we exercise, our demand for oxygen increases. E quando facciamo allenamento, facciamo richiesta di maggior ossigeno. In order to support the increased demand for oxygen, our breathing rate goes up and our heart rate goes up. E per aumentare la nostra richiesta di ossigeno, sia il nostro respiro che il battito cardiaco aumenta. They continue to increase until our demand for oxygen exceeds what we can supply. E continuano ad aumentare fino a che la domanda di ossigeno. Can you finish? Exceeds the demand of oxygen exceeds what we can supply. Fino a che lo possiamo supportare. And this is when we begin to hyperventilate. E questo è quello che chiamiamo iperventilazione. And we talk about that in the seminar, but we are not going to talk about that today. Hyperventilating. Okay, lo parliamo spesso nei nostri seminari, però oggi non parliamo dell'iperventilazione. Today what I want to talk about is our two primary muscles that help us breathe. Oggi parliamo di due muscoli principali che aiutano il nostro sistema a respirare. So the first is our diaphragm. Il primo è il diaframma. And this is our main muscle that is used to help us breathe. E questo è il muscolo principale che aiuta il nostro, cioè che aiuta il nostro organismo a respirare. And when we inhale, the diaphragm drops down, it contracts. Quando respiriamo, inspiriamo, e il diaframma va in basso e si contrae. When we exhale, it pulls up into our ribs. E quando buttiamo fuori l'aria, il diaframma sale e spinge sulle costole. We also have the second muscles are the intercostal muscles, and they sit on the ribs. E ci abbiamo anche un altro secondo muscolo che sta tra le costole, ci siamo intercostali. And these muscles force our rib cage to open as well as relax. E questi muscoli praticamente fanno sì che le costole si aprano e si chiudono tra la fase di contrazione e rilassamento. Now, are these two muscles, they function very easy when we are standing still, not exercising. E questi muscoli lavorano costantemente in maniera molto facile, anche quando stiamo in piedi senza fare allenamento. But when we do CrossFit, when we exercise at high intensity, these muscles are easily fatigued. E quando noi facciamo CrossFit, quando facciamo allenamento, questi due muscoli vanno facilmente sotto fatica. So what I want to talk about is three things that happen to athletes when their breathing muscles fatigue. Quello che voglio parlare oggi sono tre cose e quello che succede quando questi muscoli quando gli atleti vanno sotto fatica. Cioè quello che succede a questi muscoli quando gli atleti vanno sotto fatica. So the first thing that we feel when our breathing muscles fail is a breathlessness or feeling that our breathing becomes uncomfortable. Allora, la prima cosa che percepiamo da questi muscoli quando il nostro corpo è sotto fatica è che il respiro non è tanto comodo. With training, we do improve the strength and the stamina of our breathing muscles and we become less uncomfortable at high intensities. Con l'allenamento possiamo migliorare ad aumentare, diciamo, la tolleranza di questi muscoli sotto lo sforzo a diminuire, diciamo, il non comfort, la capacità di non respirare in maniera comoda sotto fatica. The second thing that happens when our breathing muscles fail
is we may feel fatigue in other muscle groups. La cosa, la seconda cosa che succede è che quando i muscoli respiratori si inceppano, vanno sotto fatica, di conseguenza gli altri muscoli dei distretti muscolari che sto muovendo vanno anche loro sotto fatica, tutto attaccato. The reason why we feel fatigue in other muscles when our breathing muscles fail is because the blood that may support your legs or your arms, that oxygen-rich blood must go to support the demand in the lungs. Allora, la ragione per cui i muscoli si intorpidiscono e falliscono il loro lavoro è perché la domanda di sangue, di ossigeno, va per primo ai muscoli direttamente interessati al respiro. Quindi va via dai spalle, gambe, schiena. So when your breathing muscles fail, your other muscles now become starved of oxygen and they are forced to slow down. E quando i vostri muscoli respiratori falliscono, di conseguenza gli altri muscoli sono soffocati, mancano di ossigeno e sono costretti a, il corpo li rallenta. This happens to athletes that come from a gymnastic background or a weightlifting background because they're breathing muscles are not strong enough to support the intensity of CrossFit when they begin the sport. Questo succede soprattutto agli atleti che fanno specialisti nella ginnastica e nel weightlifting perché non sono allenati a controllare il loro respiro in questo gesto. The third thing, when the diaphragm and the intercostal, when the breathing muscles fail, is we will see different levels of pain in our midline. La terza cosa è che quando il diaframma e i muscoli intercostali falliscono l'azione di respirazione, cominciamo a sentire dolore intorno alla midline. The reason that you may feel pain in your sternum, your ribs, your back is because these muscles are responsible for stabilizing your core. La ragione per cui sentite dolore a livello della cinta, dello sterno, nella schiena, nei muscoli dorsali è perché questi muscoli sono responsabili della stabilizzazione del vostro core. And what makes it more difficult when we do a CrossFit workout is we have our stomach and a liver that sit below these muscles. And they bounce and create interference, creating more discomfort. E un altro modo per il quale succede questa roba è perché lo stomaco risiede al di sotto del diaframma e aumenta ancora di più questa zona di non comfort. So those three things are common symptoms telling you that your breathing muscles are not strong enough. And they don't have enough stamina. Queste tre cose che vi ho appena elencato è il sintomo che i vostri muscoli respiratori non sono forti abbastanza per respirare e non hanno stamina abbastanza per respirare. So how do we fix this? Come miglioriamo questa cosa? To build the strength, we need to do high intensity workouts that force a very high breathing rate. Per migliorare la nostra forza di questa roba, dobbiamo lavorare a livelli di intensità alti che forzano il sistema respiratorio. And the second thing we must do is do lower intensity workouts, but for long time domains to build our muscular stamina. E la seconda cosa che dobbiamo fare è fare workout di lunga distanza per permettere ai muscoli lenti di costruire stamina. Now, today, in our main workout, we're going to focus on breathing, but we're not going to focus on increasing the strength or stamina of our breathing muscles. We are not going to do that today. Okay, oggi nel workout andremo a fare, andremo a lavorare su un'intensità molto alta, però non andremo a lavorare sulla stamina dei muscoli respiratori.
In our main workout, what we are going to do today is we are going to simulate, we're going to create an environment that makes you feel what it's like at the end of a competition, when you have no oxygen, when you feel this incredible pain in your breathing muscles. Nel workout di oggi simuleremo la situazione, la stessa situazione che si ripropone in una gara, ma quando? Alla fine della gara, e simuleremo una situazione come quando a voi manca l'ossigeno. Swimmers, they do breath holds and they swim in the pool to simulate what it feels like at the end of a competition, at the end of an event. Allora, i nuotatori riescono a respirare, a muoversi e riescono a riprodurre la stessa sensazione di quello che succede a voi quando è finita una gara, che vi sentite che non c'è ossigeno. This is a very important training adaptation that makes swimmers more prepared for competition. Questa è una cosa molto importante che prepara i nostri atleti alla competizione. But we don't do this when we are on dry land. And but what, we don't do this when? We don't do this on dry land. We only do it in the swimming pool, and that is a mistake. E questa cosa che i nuotatori fanno in piscina, noi siamo CrossFit athletes e non lo facciamo sulla terraferma. We need to train our bodies to be more comfortable with insufficient oxygen. E dobbiamo allenare il nostro corpo ad essere comodo, comfortable, in una posizione di ossigeno insufficiente. So in the workout today, what we are going to do is 5 rounds, and we will explain the movements later. And at the end of each round, we will have a 10-second breath hold. Allora, quello che andremo a fare oggi sarà un workout di 5 round, dove alla fine di questi 5 round, che saranno la durata di 60 secondi, avremo 10 secondi, quindi 60 on e 10 secondi, senza respirare. There's two reasons why we want to do this today. Ci sono due ragioni perché vogliamo fare questo oggi. Your breath hold is going to occur after your recovery movement. Il respiro che tratterete oggi sarà alla fine del movimento, quando voi state recuperando. If you are not recovered, that breath hold will be almost impossible to do. Se non avete recuperato, questa cosa di tenere il respiro sarà impossibile. The second reason why we are doing this is we want you to get a better level of comfort being without oxygen. La seconda cosa che vogliamo farvi è more comfortable, you said? Yes, more comfortable without oxygen. Okay. Creare questa situazione per farvi essere più comodi nella situazione di senza ossigeno. So when we get to this workout, there will be 3 different levels of that breath hold that Andrea will, you'll explain them when we get there. Okay, alla fine di questo minuto di lavoro ci saranno questi 10 secondi su 3 livelli. Do you want to explain or you explain? Now, you can explain when we get there, when we explain the workout. Okay. So before we start the main workout, we have 2 different warm-ups that we're going to do today. Prima del workout ci saranno 2 workout molto differenti e carini. The first warm-up that we are going to do, il primo warm-up che andremo a fare, is going to target our midline, specifically our hip flexors. Ok, il primo workout di warm-up che andremo a fare sarà quello di riscaldamento dei flessori dell'anca. The workout we are going to do is Andrea, you want to explain it and I'll demo it? Yeah, now I share the screen. Okay.
Ok, lo vedete ragazzi? Ok, allora andremo a fare 5 round, 5 serie di 12 secondi Russian Twist. Prendete un piatto in mano, ok, un plate in mano, 15 kg uomo, 10 kg donna. Just weighed 15 men, women. Russian Twist, i piedi saranno staccati da terra. Nei restanti 48 secondi i piedi saranno appoggiati a terra e farete Russian Twist con le mani, ok? Tutto chiaro? Fate così col dito sulla... Perfetto, ok. Chris? Yes. Do you want to explain the second warm up? We'll do this one and then we'll explain that when they're recovering. Ok, ok, stop share. Ok, adesso ragazzi, io vi tengo il cronometro, vi lascio un minuto per il setup. I leave you 1 minute for the setup, and drink water, set what you need, and... bello! Oh, ragazzi, ci siete? Siete ragazzi? Ma dobbiamo scrivere qualcosa, Andrea? Oggi vanno sull'insufficienza del respiro. Dobbiamo segnare qualcosa. Dobbiamo insegnare. Oggi lo scopo è l'insufficienza. No, lo scopo. Ragazzi, vi ho silenziato tutti perché c'era qualcuno che parlava forte e non si capiva niente. Allora saranno 5 round, 12 secondi, Russian twist, piedi staccati da terra, con il disco, vado intorno, e intorno alla vita. Volete che ve lo faccio vedere? Lo devo far vedere? Normale, no? Lo faccio vedere un secondo, Sarà questo. Da terra. Sono. Si vede, Andre. È Russian swing, dai. Russian swing. Quindi, qua è come feet off the ground, break your feet, 14 seconds, feet at the top, solo con le mani. Ok, quindi sarà 12 secondi col peso e 48 secondi solo con le mani di appoggiare. Ci siete? Sì. Ok, adesso vi silenzio tutti. Cinque round. Ok. Vi faccio il countdown di 5 secondi. Siete pronti? 5, 4, 3, 2, 1, go! Ok, ok. Twist, 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 twist. Twist, twist. 3, 2, 1, stop! Ok, appoggiate i piedi a terra, i piedi a terra e muovete le mani lente. Emanuele di 30, appoggi piedi a terra e vi muovete. Ok, feet off the ground, guardate Chris se lo vedete, sarà con le mani molto, molto piano, ok? Siamo a 40 secondi. Vi darò 5 secondi di countdown, ok? 10. Continuate a muovere le mani, continuate a muovere le mani. 4, 3, 2, 1, go! Prendete il peso, via, via, via. Prendete il peso, with the weight, weight. 2, 1, stop! Ok. Secondo round, appoggiate i piedi a terra e muovete le mani lentamente a destra e a sinistra, piano, 1, 2, 3, 4, toccate il pavimento con questo ritmo, 5,
Chiara, perché stai in piedi? Non stai a sedere? Stai a sedere? Ok. 20 secondi. Dieci secondi. 5, 4, 3, 2, 1, go! Third round, terzo round. Via, 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 via. Ragazzi, quando vi do il countdown, prendete il peso in mano, così fate 12 secondi pieni. 2, 1, stop. Ok, appoggiate i piedi a terra. Quando vi do il countdown, ragazzi, prendete il peso in mano, ok? Piedi a terra, appoggiate le mani a destra e a sinistra. I flessori delle anche sicuramente gli inizieranno a bruciare. Ok. Chris, if you want, you can talk. I open your microphone. If you want. I'm too busy breathing. Ok. Ten seconds. All right. Five, pick up the weight. 3, 2, 1, go. Fourth round. Quarto round. Forza ragazzi. 2, 1, stop. Ok. Appoggiate i piedi a terra e muovete le mani lentamente. Grande socio. My hip flexors are burning. Yeah. 10 secondi, 10 seconds now, last round, and 5, 4, 3, 2, 1, go! Dai, last round, keep moving, don't stop, continuate a muovervi, non vi fermate, 2, 1, stop! Ok, continuiamo il recovery, continuiamo, non vi fermate, lavoriamo 5 minuti pieni. Piedi a terra, appoggiate le mani a destra e a sinistra. Ok. 30 secondi. Vi apro un secondo il microfono. Come va? Male. Tutto bene. Anche... Il disco da 20, sono morto. 20 secondi. Quando arriviamo al quinto minuto, che vi rialzate in piedi, il microfono. 10 secondi. Dico male anche. Le anche. 3, 2, 1. Ok, tutti muti. Ok, Chris, I silent everybody. They can flip over, Andrea. Ok, allora ragazzi, siccome avete un po' di tensione, adesso vi mettete a pancia sotto, mani sotto il petto, distendete le braccia e fate allungamento dei flessori dell'arco. So let's do stretching for the hip flexor. Hands under the shoulder, extend the arms and stretch your hip flexor. That's good. Okay. So Andrea, let's explain why 5 rounds, huh? The second warm up, no? Or we split in 5 rounds now? No. So we still will do the other warm up, but let's explain why we are prescribing always 5 rounds. Why? Okay, ragazzi, adesso vi spieghiamo perché vi abbiamo prescritto 5 round. You talk. So 5 rounds. It's a very good number for athletes to have a successful experience. Cinque round, ragazzi, è il numero perfetto per un atleta
per avere un'esperienza efficace, con successo. The reason why is advanced athletes, they are very good at assessing workouts. La ragione per cui gli atleti di elite sono molto bravi ad accessare il workout, cioè a capire, ad interpretare il workout. But new athletes, they don't ever know how to create a plan to execute a workout. They don't know. E la maggior parte degli atleti, specialmente i nuovi atleti, i ragazzi giovani, non hanno la benché minima idea di come approcciare un workout. And in every workout, there is a sticking point where the workout becomes very challenging for everybody. E in ogni workout c'è uno sticking point, il giro di boa, dove in quel momento, qualsiasi workout esso sia, ci mette sotto pressione qualunque atleta. And in a 5-round workout, if you're a beginner or an elite, we all understand round 4 is the most difficult. Se siete sia un atleta d'elite o un principiante, andiamo subito a capire che il quarto round sarà quello più difficile. And we know that if we can finish the number 4, we get confident that we only have one more. And that's how people feel success. Okay. Tutti quanti noi capiamo che quando abbiamo finito il quarto round, abbiamo un altro round per finire, e questo è il numero perfetto per far avere successo e creare confidenza, creare sicurezza in qualsiasi persona. So 5 is a very good number so that every athlete can come up with a good strategy for the workout. E 5 è il numero perfetto attraverso il quale qualsiasi atleta può allenare la strategia per qualsiasi tipo di workout. So whenever you see a workout with 5 rounds, your number 4 round should be your most challenging. Quando c'è un workout con 5 round, il round più difficile da sfidare sarà, che vi mette a dura prova, sarà il quarto round. So let me ask you, if you have a 5-round workout, and what if your second round is your most challenging? What does that say about your strategy? Do you want to open the microphone? Or No, you just ask. Ok, allora ragazzi, vi chiedo una cosa. Cosa succede se anziché essere il quarto round, il vostro round più duro sarà il secondo e non il quarto? Qual è stata la vostra strategia? And you went out too fast. Siete partiti troppo veloci. So we're going to move on to our second warm-up. Okay, andiamo avanti al secondo warm-up. And what we're going to do in this warm-up is something that I did with Tia Claire Toomey back in 2017. Il secondo warm-up che faremo adesso l'ho fatto con Tia Clara Toomey, la campionessa del mondo, nel 2017. So Tia's, one of her big weaknesses before she started winning was her finishing speed in workouts. She would get passed in the last 100 meters or the last 15 seconds. Okay, Tia, prima di vincere, una delle sue weakness era quella che la velocità d'arrivo calava, quindi veniva superata negli ultimi 15 secondi, negli ultimi round, negli ultimi pochi metri. And so one of the things that we worked on was her speed endurance, her ability to move fast at longer amounts of time. Quello che con lei abbiamo cercato di mettere a posto è stata la speed endurance, cioè la resistenza alla velocità, per il più lungo possibile. So, in other words, if you think about your running speed, the fastest speed you can run, how long can you hold on to that speed? How long can you endure that speed endurance? La definizione di speed endurance è la capacità di mantenere una velocità elevata più lungo possibile. Questa è la definizione. So we worked on that. We worked on our speed endurance on a rower, on a bike, running.
abbiamo lavorato sulla velocità resistente su questi tre attrezzi, row, bike e run. But we also did it with the barbell. E l'abbiamo fatto anche con il bilanciere. So, let me ask you that are about to do this. How fast can you cycle an air squat? Is it fast? And can you hold on to that speed for a long amount of time? Can you endure? Potete mantenere la velocità. Allora, quanto siete veloci nel fare le squat? Potete mantenere la velocità delle squat più a lungo possibile? Per quanto tempo, secondo voi? So a good example of this, if you look at Rich Froning and Jason Khalifa doing thrusters. Rich does 10 thrusters and Jason does 9 at 95 pounds. Se guardate Rich Froning e Jason Khalifa fare i thruster, Rich ne fa 10 e Khalifa ne fa 9, a 43 kg. Rich cycles a barbell faster than Jason. Il pace di Rich nel col bilanciere è più veloce di quello di Jason. So what Andrea and I want to do is we want to test your ability to cycle an air squat as well as test your ability to hold on to that speed. Quello che faremo adesso sarà quello di testare la vostra velocità resistente sull'air squat e per quanto tempo riuscite a mantenere questa velocità altissima. Andrea, you want to show them what you have planned? Yeah. Ok, share screen, tac. Ok, allora, il secondo warm-up, ragazzi, sarà 3 round, 2 round, 1 round, 3 round, ci sarà un recupero completo. Chris, the rest will be total, ok? It's about, the rest between set will be 40 seconds. Yeah, ok. Al primo round vi dirò di fare 5 secondi air squat alla massima velocità. Magari alcuni di voi riusciranno a fare 5, qualcuno 6, è difficile. 5 air squat. Annotate il numero di air squat e dovete ripetere per gli altri 2 round lo stesso numero di air squat. So I translate for the Russian girl. So you have to note the reps for 5 seconds air squat and then you have to note the reps of the first round and you have to match in the second and third round the same amount of number of reps. Then, okay. Poi dopo ci andiamo a spostare su un dominio di tempo più lungo. We move a domain time longer, it's 10 seconds. Ci spostiamo su 10 secondi e dovete fare doppio, 10 ripetizioni. Su 10 secondi dovete essere in grado di fare double. Okay, in 10 seconds. You have to be able to make double reps. E questo lo facciamo per 2 serie. Nell'ultima serie sarà da 15 secondi. Vi lascio solo la possibilità di mancare una rep. So the last set will be 15 seconds and I will let you only the possibility to miss only one rep. Ok? Se avete fatto 5, nell'ultima potete fare 14. Everything is explained, Chris. Perfect. So make sure okay. That it's always in the 5 seconds, it's going to be fast, faster, and then maximum effort. It's their final one that's max effort. Ok, ragazzi, quello che dovete fare è ricercare il massimo impegno, il massimo sforzo, la massima intensità nell'ultimo round di 15 secondi. Ok? So a very good goal for an elite is 15 repetitions in 15 seconds. Come ho detto prima, un goal da fare per un elite è 15 ripetizioni in 15 secondi. Okay. Okay. I like it. Okay, ragazzi, 20 seconds to set up. Andre, scusami, per un master invece da 50 anni più o meno. Oh, okay. Chris, he's asking about for a master, what's the goal? For a master, they should still be able to do 15 seconds. Stessa cosa, Gianni. 15 repetitions. A good score is takeaway 1. Un buono score è, come ho detto prima, mancare una ripetizione all'ultimo round, ok? Da 15 secondi. Allora. So just so you know, Tia started doing this and she practiced and was able to hold her speed for 1 minute. E
Tia, quando ha iniziato a fare questo lavoro, ha praticato e adesso riesce a mantenere questa velocità per un minuto. After we got better at the air squat, we started to do PVC thrusters, same thing. Dopo che è diventata brava, forte nelle squat per mantenerle un minuto, abbiamo preso il PVC thruster. So this is teaching you the skill of speed endurance, but in cycling a movement. Questo warm up vi insegnerà a mantenere la velocità, la forza veloce, la massima forza veloce resistente in un movimento ripetuto. Okay, I'm gonna do this too, huh? Okay, Chris farà questo insieme a noi. Pronti, ragazzi? 10 seconds now, okay? Get ready, preparatevi. 5, 4, 3, 2, 1, go! Stop! So, Andrea, make sure that they only get a complete rep if they open up their hips at the top. There's no half. Ok, ragazzi, le ripetizioni valide sono quelle quando completate l'estensione totale dell'anca, non le ripetizioni a metà. Quindi se io dico stop e voi non avete disteso le ginocchia, non vale, ok? 20 secondi, 20 seconds. Mi raccomando, ragazzi, cercate di ripetere adesso, lo faremo per altri due round, quindi cercate di fare match con lo stesso numero di ripetizioni. 10 seconds. 5, 4, 3, 2, 1, go! Stop! Ok, ragazzi, avete notato, spero che avete fatto lo stesso numero di ripetizioni. Questo è l'ultimo set da 5 secondi. Sciogliete le gambe, annotate tutte le rep. 10 max seconds. Max effort. Ok. 5, 4, 3, 2, 1, go! Stop! 5. Ok. 5. Chris ha fatto 5? Ok. Lui ha utilizzato le prime due serie come riscaldamento, noi siamo abituati, siamo partiti a cannone. Ok, Chris, do you want to say something or we go over with the two rounds of 10 seconds? Yeah, we'll do two rounds, 10 seconds. First one's more moderate speed. Ok, allora adesso facciamo due round da 10 secondi. Il primo lo facciamo a velocità moderata. Il secondo round da 10 secondi alla massima velocità e dovete fare 10 rep se ne avete fatte 5. Se ne avete fatte 4, ne dovete fare 8. Okay. Are you ready? Pronti? 5 seconds now. 2, 1, go! Stop! Okay. Sciogliete le gambe, ragazzi. Adesso alla massima velocità, dovete fare il doppio del numero di ripetizioni del primo round, del primo intervallo di tempo più veloce. Recuperate, sciogliete le gambe. Some more seconds, Chris. 10 seconds now. 5, 3, 2, 1, go! Don't stop, don't stop, non vi fermate, non vi fermate, continuate a muovervi, continuate a muovervi. Stop! Yes. 10. Chris, ne fate 10. Ok, facciamo adesso un po' di recupero. Chris, do you want to say something or we go over to the last set of 15 seconds? Yeah, let's just get a little rest though. Ok, recuperate un secondo le gambe, bevete,
Adesso in 15 secondi cosa dobbiamo fare? Scusa, coach. Allora, Collino, uso te per tutti quanti. Se avete fatto 5 secondi il primo, 10 secondi, 10, 5 rep in 5 secondi, 10 rep in 10 secondi, adesso dovete fare 15 rep in 15 secondi. Questo è il goal perfetto. Se io ho fatto 12 round, 12 rep adesso e prima 6? 18. 18, ok. Mi puoi mutare, grazie. Ok. Chris, Nicolò made 6 and 12. Wow. 18. Yeah. That's a lot. And io non ho fatto 18. And I said now you have to do 18, okay? 17 will be good. Okay. That's really good. Okay, Nico, 17 va bene, 18 sei un fenomeno. 10 seconds. Subito alla massima velocità, 4, 3, 2, 1, go! Don't stop. Stop! Ok, Chris, your microphone is open. I have 14. Chris ne ha fatto 14. How do people do? Let's ask them. Ok, I open. Allora, ragazzi, chi ne ha fatte 14? Dovete parlare, avete tutto il microfono. Chi ne ha fatto 14? Io 18. 17. 15. Io ho mantenuto 5 per 3, 15. 15. Io 19. Chi è che ha fatto 19? Io. Oh, 19. Grande. Marco? Io Andrea, finché non vedo il video non parlo, sennò sempre stronzate. Danko said, Chris, I want to see the video of all the reps of everyone. Sono le mie! Voglio vedere le mie! It's true competitive. Danko ne ha fatte 20. No. A me no, quante ne hai fatte tu? 17. Danko, dai, ma tu devi pure a me. Un'idea più forte, che non si applica. Ok. Fatte 20. Ok, I mute all. Ok, Chris, now you can talk. Let's talk about our workout. Do you want, let's explain the 10-second breath hold options and let people practice so they understand their three choices, okay? Okay. So, allora ragazzi, adesso vi spieghiamo i tre livelli di apnea e ve la facciamo praticare così voi la capite. So after every minute of work that you do, you're in the workout, you're going to do a 10-second breath hold. Ogni minuto di lavoro nel workout, cioè in 5 round da un minuto, alla fine saranno 5 minuti e 50 totali di lavoro, farete 10 secondi di apnea per ogni round. The most difficult, the elite 10-second breath hold is when you, before starting, Andrea will say 5 seconds, 4, 3, and you exhale all of your air and hold with no oxygen. Allora, prima di, quando il tempo sarà per finire il primo minuto di lavoro, io vi farò il countdown di 5 secondi. Voi in questi 5 secondi vi preparate, vi consiglio verso la fine, no, perché 5 se no morite, verso la fine, buttate fuori tutto l'ossigeno e trattenete il respiro per 10 secondi dopo aver buttato fuori tutto l'ossigeno. Quindi l'elite level, il primo livello più difficile. The second option, which is easier, okay, is when you do your breath hold, you take a deep breath in and hold for 10 seconds. Il secondo livello, intermedio, RX chiamiamolo, non intermedio, è quello che prendete aria e trattenete il respiro per 10 secondi con l'aria dentro. And the third option is when you can't do it.
we will allow you to breathe during the 10 seconds. E la terza opzione sarà quella che vi lasceremo respirare durante i 10 secondi. But we want everyone in their first round to try the most elite version, which is exhale and hold. Quello che vogliamo chiedere adesso è che nel primo round di provare subito la modalità più difficile, elite, di buttare fuori l'aria e trattenere il respiro. Because this is what it feels like in the final steps of an event, of a competition. Perché questo è quello che significa stare agli ultimi secondi di una gara, di un round. We want you to be uncomfortable. We want you to become more comfortable with being uncomfortable. Quindi vogliamo simularvi questa zona di tempo scomoda e vogliamo allenarvi a questo. All right, let's explain this. Let's do it. Ok, adesso vi spieghiamo il workout, un attimo ve lo condivido. Ok, allora, il main workout comprende 5 round da un minuto di lavoro. Ok, un minuto di lavoro, 10 secondi di apnea. So it's 16 seconds of work and 10 seconds no breath. So totally each round is 70 seconds. Al 3, 2, 1, go faremo 10 dumbbell snatch o kettlebell snatch. Li faremo tutti quanti da terra, sia che sia col kettlebell o con il dumbbell. Prima li faremo tutti col braccio destro e poi li faremo tutti col braccio sinistro. So, the first movement is snatch from the ground, if it's with kettlebell or dumbbell, and we are going to do 5 with right arm and 5 with left arm. Una volta finito questo, ognuno andrà alla sua velocità, vi consiglio di andare, è prescritto di fare una velocità veloce, dovete stare sotto i 20 secondi e fare 10 snatch. Our goal is to stay under 20 seconds for 10 reps. Continuiamo fino alla fine del minuto, we continue until the end of the minute, ground to overhead, quindi da terra sopra la testa, molto piano, con tutte e due le mani sull'attrezzo. So we are going to recovery with both hands around the kettlebell or dumbbell. Guardate Chris come lo fa, più piano possibile, ok? Guardate Chris, ok, da qui o sopra, da qui sopra. Perfetto, con due mani. Alla fine del 60° secondo, io vi dirò 5, 4, 3, 2, 1 e già in questi secondi trattenete le mani sopra la testa quando io vi faccio il countdown. Già state così durante il countdown. So during the countdown you hold the object over your head. E poi buttate fuori l'aria e trattenete il respiro fin da subito, se fate l'elite level. Oppure in questi 5 secondi di preparazione prendete ossigeno e trattenete, oppure il terzo livello scalato è tenete l'oggetto sopra la testa e continuate a respirare. Ok? Sì, questo è peggio del coronavirus. Chris? So Andrea, just so they know, so when it's the ground overhead, the 40 seconds about. I did in practice, I did 12 repetitions. It's supposed to be recovery. Si ricorda tutto. Non vi ho detto ripetizioni nei 40 secondi, quindi vi ho detto 10 ripetizioni dovete stare sotto i 20 secondi. Noi l'abbiamo provato ieri, abbiamo fatto un live in FaceTime e lui l'ha fatto, io gli contavo. In 40 secondi dobbiamo fare circa 12 rep. Ok, nel file che vi avevo condiviso c'era scritto. Also, Andrea is going to count down with 5 seconds to go in the minute. So we should not have anybody cheating and taking their breath during the 10 seconds. Okay. They should take their breath. Allora ragazzi, io vi farò il countdown in 5 secondi, come vi ho appena detto, in questi 5 secondi mantenete il peso sopra la testa e il countdown. Quindi durante il countdown decidete voi che tipo di livello di apnea volete fare. Il primo lo fate tutti elite, buttate fuori l'aria, e poi gli altri quattro in base a come vi sentite lo fate. Chris, do you want that I give Andrea, one minute? Scusami,
Sì. Io non ho capito dentro i 40 secondi cosa devi fare. Non ci stai mica a fare 20 dumbbell snatch in 40 secondi. No, no, già, non hai capito, ti mi spiego. Infatti non ho capito. Credo uno così parte, sono 10 dumbbell snatch, 5 braccio destro, 5 braccio sinistro, ci metti. Ok. Nei restanti 40 secondi. Ok, ho capito adesso. Lui ha fatto... Grand overhead. E ne ha fatti 11-12. No, okay. Vabbè, ok, ma è quello che non mi tornava, avevo capito 10 con un braccio, 10 con l'altro, capito? No. Okay, con tutte e due le mani sull'oggetto. Adesso ho capito, ottimo. Vi apro il microfono, fermi. Avete capito tutti? Sì, coach. Nei 5 secondi del countdown, butto fuori l'aria in modo che faccio solo i 10 secondi? È assurdo, io anche l'ultimo secondo posso fare... Okay. Adesso lo chiedo a Chris, aspetta, sono... Chris, yes. Danko asked me, in the last 5 seconds, he exhale and on, he can do just end the 2 seconds, at the end of the 2 seconds. So, yeah, just so long as when you say go, they don't breathe at all. Ok, dove sta Danko, che lo vedo, che lo cerco, aspetta. And Andrea, one other thing. As soon as you say time, so at the end of the breath hold, you'll go 5, 4, 3, 2, they immediately go into the snatches. Ok. Allora, ragazzi, l'altra cosa che non vi ho detto è che... Danko, ti apro il microfono, così se mi devi chiedere qualcosa me lo chiedi. L'importante è che quando dico go, i 10 secondi di apnea, dovete subito serrarvi la bocca, e quando dico 3, 2, 1, stop... Non è che vi riposate, dovete andare subito dritti nel secondo round a fare 5 snatch a destra, 5 snatch a sinistra e poi i restanti 40 secondi di round overhead. Quindi per 5 minuti consecutivi, anzi 5 minuti e 50 secondi consecutivi, cioè avete il peso in collo, non lo potete mai lasciare, ok? Chiaro? Se qualcuno deve parlare, lo faccio adesso, taccio per sempre. Io ho una domanda. I ground overhead, quelli che servirebbero tipo recupero, li devo fare con il dumbbell, tenendo tutte le due teste del dumbbell con le due mani, oppure si possono fare in qualsiasi modo? Cioè basta che vanno sopra la testa? Per forza così? Sì. Lockout e a terra. Devi toccare a terra e lockout. Così. Ok. Sostanzialmente 5 minuti e 50 sempre col dumbbell nelle mani solo, e dobbiamo gestire i 10 secondi finali di respiro, cioè dove non dobbiamo respirare. Scusa, ma prima è andata via il video, i dumbbell snatch sono da terra o da hang? Da terra. Ok. All the snatch are from ground. Ok. If you are using kettlebell o dumbbell, tutti i snatch sono da terra, sono utilizzati il dumbbell o il kettlebell. Va bene. Il peso del dumbbell che mi è sfuggito? Il peso del dumbbell RX 22,5 15. Ok, grazie. Prego. Domande? Sì. Chi è? Dimmi, Davide. Per me la parte difficile è tenere 5 minuti il dumbbell, no? Se uno dovesse andare fuori dal numero delle ripetizioni, oppure non riesce più a tenerlo, lo poggia, finito, e poi rientra? Sì, lo poggia e recupera. Ok, Chris. Chris. Yes. There is a question. Yes. So my guys are very soldier, a true soldier. Yes. So if they get tired to hold for 5 minutes and 50 seconds this object in your hands, they can rest? What do you mean by hold? Because we are for the long time, for the entire time, we have a dumbbell in the heads. Right, so if they need to rest, it happens after they do the snatches, they just move their hands with no dumbbell, no kettlebell. So ok, la funzione è questa, se il peso vi pesa, il recupero lo fate senza attrezzo, just hands, giusto con le mani. Ok, va bene. Ok. But we don't ever stop moving other than second breath hold. L'importante è che non fermiamo mai di muoverci fino all'apnea. So don't stop until the breath hold. So coach, ask them right now, which round do they think is going to be their most difficult round?
Ragazzi, secondo voi qual è il round che sarà il più difficile? Tutti, cazzo, tutti. Con il primo. Ok, allora ragazzi, un minuto, 1 minute to prepare the workout, ok? I give you 1 minute, and then we start. Il snatch sulla terra si fa, no Andrea? Sempre da terra, sì. Per favore. Oh, I gotta do it. Ok, adesso mi silenzio, ragazzi. I'm gonna do the workout, coach. Yeah, I drive the workout. Tanto le persone che hanno inviato i video, quanto sono decine. Ok, Chris, 30 seconds. 30 seconds, Chris, ok? E poi facciamo uno slogan finale. Ok ragazzi, prendo il cronometro. Io fino alle 6 comunque non ci muoviamo, ci facciamo andare sti video, vediamo come va a finire, in base a quello decidiamo. Però, ok. Ci siamo? Siete pronti? Sarà un bel bucio di culo, eh? Tanto non si capisce, possiamo dire così. Allora, quello che vi consiglio ragazzi è se siete stanchi, non fate gli eroi, vi spaccate la schiena, appoggiate il dumbbell per terra e continuate a muovervi solo con le mani. L'importante è che percepite bene il discorso dell'apnea, ok? Amedeo non sono alternati, gli snatch sono tutti e 5 a destra, poi tutti e 5 a sinistra, bravo. Ok ragazzi, quindi se siete stanchi appoggiate l'oggetto a terra e muovete le mani. Poi focalizzatevi sull'apnea. Prima di andare in apnea io vi dirò 5, 4, 3, 2, 1, hold breath e poi vi dirò 2, 1, stop, diretti subito nello snatch, ok? Pronti? 10 secondi, 10 seconds, 5, 4, 3, 2, 1, go! Ok. Dumbbell sopra la testa, 5 a destra, 5 a sinistra, bravi, ok, adesso muovetevi piano, potete rimanere anche qualche secondo in hang, un secondo in hang, toccate piano, ok, 30 secondi adesso, 30 seconds now, appoggiatelo in front rack e spingete sopra la testa. Perfetto, slow. Giancarlo, per te è un sassolino quello. Tu dovevi prendere 30 kg. 10 seconds, 10 secondi adesso. 5, 4, 3, hold, 2, 1, stop to breathe. Hold, overhead, hold. 2, 1. Go! Snatch! Ma non è vero, ho parlato con Leonora, mi ha detto fate cercate di fare una cosa, il testo stamattina, ci ho parlato 20 minuti al telefono. Beh ragazzi, non vi fermate. 30 secondi adesso. 30 seconds now. Vincendo quella vostra cosa, non ho preso. Muovetevi piano. Potete fare un curl e spingere sopra la testa. Sta facendo così Chris. E potete andare a terra. Potete fare un curl, un bicipiti e spingere sopra la testa piano. Forse non ho 10 seconds. Così, 5, 4, 3, 2, 1, hold! Snatch! Io
io quando faccio il mio, più tardi, tra mezz'oretta. Beh, bucio di culo questo. Non so quando. Giancarlo, tieni il kettlebell sopra la testa. Il dumbbell. No, per forza. Ok. Stai sempre sotto i 20 secondi, Giancarlo. Davide uguale, vi ho visto. Però devo fare il video. 30 secondi adesso. Dieci secondi, 10 seconds. 5, 3, 2, 1, hold! Sopra la testa, sopra la testa. 2, 1, snatch! Questo è il quarto round, ragazzi, this is fourth round. It's the sticking point, il round più duro. Dai, 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 forza, 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 forza. Potete fare un curl e spingere sopra la testa, ragazzi. Daniele, non ti fermare, Daniele, non ti fermare. Se ti pesa, uso solo le mani. Vai. Muovetevi piano, muovetevi piano. Bravi ragazzi, brava Federica. Ok, le fate 11-12 ripetizioni, 10 secondi, 10 seconds. Bella mo. 5, 4, 3, 2, 1, hold! Andiamo nell'ultimo round, eh? The next one is the last round. 3, 2, 1, snatch! Last round, last round. Push hard as you can. Questo round finisce con l'apnea, ragazzi, eh? Trattenete il respiro. This round is going to end with the hold breath. Alessandro, prendi il manubrio a destra e a sinistra con le mani, non al centro. Bravo, lì, bravo. Ci siamo quasi. 10 seconds, 10 secondi. 5, 4, 3, 2, 1, hold! Stop! Vai, bravo! Ho pensato di morire per un attimo. Sono riuscito una volta a tenere il respiro. Allora ragazzi, quanti di voi hanno riuscito a tenere il respiro? Alzate la mano. Hanno riuscito, si dico. Sono riusciti. Per 5 round. Chi c'è riuscito? Chi c'è riuscito lo ripeta al training camp. Esatto. Io te l'ho fatto per 3 volte. Vai. Cambiavo il peso da 22 e mezzo passavo a 5 per fare già nel primo avevo iniziato che trattenevo e poi quando uscivano i secondi ripartivo, non ho mai buttato fuori l'aria trattenuto perché altrimenti puttana morivo. Come c'era la sempre fatto silenzio tutti. Chris. Yes, sir. No one has understood. No one made all the 5 rounds complete by Elite Level. I did. Danko, tu l'hai fatto? Neanche uno. Okay.
Chris l'ha fatto. But my lungs are 6.2. Mi senti? Sì. I did. Yeah. All the round, but for three times I hold the breath for 7-8 seconds. Nice. Okay. So Andrea, tell me. What I hope people learn today is if they cannot do this, it's an opportunity for them to get better. Ok, quello che vi abbiamo cercato di insegnare oggi è l'opportunità di migliorare. Can I tell a quick story before we go? Ok, vi racconto una storiella prima di lasciarvi andare, ragazzi. So, one of the big surf locations in the world is Hawaii. Una delle location più importanti per il surf, più grosse nel mondo, sono le Hawaii. And one winter, Heidi and I went to Hawaii to train professional surfers. E in un inverno, Chris, lui e la sua fidanzata compagna sono andati nelle Hawaii ad allenarsi con i surfer professionali. And one of the people I coached was a man named Mark Healy. Mark Healy. Uno dei atleti che lui ha allenato si chiama Mark Healy. È un pro surfer. He is a big wave surfer. È un surfer di onde enormi, onde giganti. Yeah. And he told me that in surfing, a breath hold, because of being pushed under the water, is life or death important. Ok, lui ha detto che la capacità di trattenere il respiro nel surf ti salva la vita. So sometimes they're riding down a wave and they fall and they have to hold their breath as this wave goes over. E qualche volta quando tu cadi e caschi sotto l'onda, tu devi tenere il respiro fino a che l'onda non passa. But in big waves it pushes them very deep, and so as they come up, the second wave comes over the top. Spesso quando l'onda passa ne arriva subito un'altra, quindi non hai tempo di riprendere fiato. So Mark and I had a lot of conversations about how to improve your breath hold. Mark e lui hanno avuto lunghe conversazioni per come incrementare questa capacità di trattenere il respiro. And the first thing that a coach should do is ask an athlete, how are you training today? La prima cosa che lui ho chiesto è come a un atleta, come ha fatto con voi oggi, come lo alleni questa cosa? And this is what he told me. E questo è quello che lui ha detto, che gli ha risposto. He said, I do 5 rounds. Senza saperlo, gli ho detto che lui fa 5 round. And I do 30 seconds on the assault bike at maximum intensity. Fa 30 secondi sull'assault bike alla massima intensità. And then he stops and he says, but before I start the workout, I get 2 air mattresses and push them on both sides of the assault bike. Do you have, Chris, do you understand? He puts 2 blow-up air mattresses that you sleep on, beds, on both sides, you know, cushions. Ok, mette 2 cuscini a destra e a sinistra, ho capito perché, della bici prima di fare questo workout. And then he says, I put on a bicycle helmet. E si è messo anche un elmetto per evitare botte in testa. So I asked him, I said, why do you put padding and wear a bicycle helmet for a 30-second assault bike? Perché ho detto, ti sei messo il casco e 2 cuscini per fare 30 secondi a salvare? And he says, at the end of his 30-second sprint on the assault bike, he does an exhale and hold for as long as he can. E ha detto che lui, per allenare questa cosa, alla fine dei 30 secondi dell'assault bike, alla massima velocità, butta fuori l'aria e la trattiene più a lungo possibile. So I ask him, I said, how long do you hold your breath for? E lui ha chiesto, ma per quanto tempo lo tieni sto respiro? And he says, I don't know, because I wake up
on the mattress, on the padding, because I pass out. Ha detto, non lo sa perché si è svegliato che stava lungo sul cuscino. I said to him, I said, you do 5 rounds of this? Ha detto, tu fai 5 round e ogni volta svieni? And he says, yes, I do 5 rounds, 30-second sprint, into a breath hold, I pass out, and I do it 5 times. Ha detto, lui 5 volte fa 5 round, 5 volte sviene e ricomincia. I ask him, I said, well, why? Why do you do it? Perché fai questo? And he says, because I want to know if I can control when I black out, the control of before I fall asleep. Ha detto perché lui vuole allenare la linea sottile, quella che c'è tra lo svenire e rimanere coscienti. And with this type of training, he has been able to understand when he is about to pass out while he is underwater. E con questo tipo di allenamento lui è capace a sopravvivere quando un'onda gli è passata sopra. He said that this type of training has made him more confident in big waves. E questo tipo di allenamento l'ha reso più sicuro cavalcando grosse onde, nel cavalcare grosse onde. That's a true story. Questa è una storia vera, non è inventata. So what we want to do is we did 10 seconds today. What we should be doing is looking at trying to extend that to 15 seconds. And getting more comfortable with zero oxygen. Quello che dovremmo fare, il nostro prossimo passo sarà quello di aumentare la zona di non respiro apnea da 10 a 15 secondi. That's what I have. What a Saturday. Okay. Adesso unmute everybody. Andrea. Sì. Ti può dire come contestualizzare questo tipo di allenamento nel programma? Cioè, quando lo devo fare, al posto di cosa lo devo fare, quante volte? Okay. 5 round. Chris, Davide asked me in which period of the year you have to do this kind of training, how many time per week, and how many set and rounds. So swimmers do this at least one time per week. I nuotatori fanno questo una volta a settimana. So what you should do is add this into your training so that you get comfortable without oxygen. Quello che dovresti fare è aggiungere questo al tuo allenamento per essere comodo, per essere più sicuro in assenza di ossigeno. Quindi una volta a settimana. Once a week, Chris. Once a week, maybe twice a week. Forse due a settimana, non c'è un numero preciso, neanche lui lo sa. And maybe, and do it in different movements, do it in not just, you know, you could do it in core work, you could do it in shoulder work, different movements, different time domains. E lo puoi fare e lo dovresti fare con domini diversi di tempo, quindi workout brevi, medi, lunghi e con esercizi diversi. Chris, 12 months a year or just Andrea, scusami, che dice aspetta. Magari ti manda qualcosa, poi aspetta. Yeah, do it. You should be practicing this all year round because this feeling is how it feels in competition. Ok. E ha detto questa sensazione è quello che mantenete, cioè se percepite nella gara, quindi lo dovete allenare 12 mesi all'anno, tutto l'anno, almeno una volta a settimana. So, Andrea, the challenge would be... Ok, vi lancio una sfida adesso. In this speed endurance air squat workout that we did, the warm-up... Nel speed endurance warm-up che abbiamo fatto con l'air squat... Could they do their same numbers... Possono fare lo stesso numero di ripetizioni and... And do it, their same numbers, their same reps, while holding their breath. Could they? Potete fare, secondo voi, lo stesso numero di ripetizioni mantenendo il respiro? So, how many sets, how many rounds? Same as we did. Same. Okay. Just like we did. Can you do... So, I did 14 repetitions. Can I do 14 repetitions with a 15-second exhale hold?
Ok, allora, quello che tu stai dicendo è di fare lo stesso warm-up di oggi, da 5, da 10, da 15, in tutti i round, buttando fuori l'aria e trattenendo il respiro. Chris, you are saying that three set of 5, 2 set of 10, and last of 15, ok? Yep. Ok, quindi in tutto il flow che abbiamo fatto oggi dello speed endurance test nei squat, o training nei squat, di farlo. Butti fuori l'aria e lo fate in apnea. Potete farlo? Fatelo come compito a casa. Because in a finish of a race, you have to be able to cycle fast, but do it with insufficient oxygen. E questo vi serve a... Alla fine di questo riuscirete ad aumentare la vostra velocità di ciclizzare il movimento e l'avete allenato anche in assenza di ossigeno. Ok, that's their homework. Questo è il lavoro che avete da fare a casa, quindi stesso test, 3 da 5, 2 da 10, 1 da 15, buttate fuori l'aria, lo fate in apnea, il recupero era quasi totale, 40 secondi. Il recupero totale, ragazzi, è per 3-4 volte, ok? Coach. Andrea, scusa, in apnea totale i 5 secondi, 10 secondi e 15 secondi. Sì, apnea totale e fuori l'aria. Ti cazzi. Stessa modalità. Andrea. Cioè, cosa vuol dire butti fuori l'aria? No, cioè, durante l'esecuzione... Prima. Ok, e l'esecuzione la fai in apnea? Sì. Ti cazzi. Va bene, proviamo. Ok. Dimmi. Andrea, scusa, siccome mi piace l'apnea pure a me, no? Ma mentre facciamo l'esercizio, perché non ho sentito bene... Prendiamo l'aria o la togliamo tutta? Si può fare togliendo l'aria che tu prendi nei polmoni? O la dobbiamo trattenere nei polmoni l'aria? Senza allora, respirare. Tre livelli come quelli che abbiamo fatto nel workout. Il livello elite, butti fuori l'aria e fai l'esercizio. Livello intermedio. No, prendi l'aria. No, il livello elite, butti fuori l'aria e stai in terra. Fuori. Il livello intermedio, prendi aria e trattieni. Il livello regolare, come abbiamo fatto. Respirare. Ok, ok. All right. Okay. Maybe next week, if we, you want to, we will do a long workout. Okay. Something okay. Long. All right. Sabato prossimo, ragazzi, faremo. Perché sabato oggi? Sì. Sabato prossimo ci diamo stesso appuntamento, stessa ora. Maybe 3 o'clock. Maybe 8 o'clock for you, 3 for us, please. E facciamo un workout lungo. Okay. Yes, but strong, not easy like today. Amedeo is a friend of mine. Amedeo, you knew it when you come. You knew him. Yeah, I love it. Okay, Chris, happy Easter to you and your family. Thank you, brother. Thank you a lot for your knowledge, for your help, for your friendship, for everything. Thank you, Chris. Thank you, Chris. Thank you. Bye. Bye. Ciao.